ho condiviso con i tifosi l'amarezza di un campionato che un mese fa sembrava fosse possibile vincerlo. Quella la condivido e sono convinto che è giusto che la tifoseria sia rimasta amareggiata. Ed è una cosa di cui mi dispiace, che ho sempre poi, nel momento opportuno, questo può essere quello, dichiarato che sono quei momenti in cui vorrei non essere presidente, perché credo che oltre a me stesso ho dato un dolore anche agli altri. Non condivido le critiche e la delusione rispetto all'esito di un campionato che non era mai stato annunciato da parte mia come campionato da vincere e che ha portato comunque ancora questa città, che non è stata certamente molto vicina né alla squadra né al presidente, quindi parlo di città, non della tifoseria, a disputare ancora una volta una semifinale per la Serie A. E se qualcuno dovesse averlo dimenticato, ricordare che sono 5 anni che noi combattiamo per l'A, per la B, facendo semifinali. In 5 anni abbiamo vinto 2 campionati di B e abbiamo fatto 2 semifinali per l'A. Se questo è fallimento, allora tutti quelli che pensano che sia un fallimento facessero un passo avanti, venissero a gestire la squadra e avessero dei risultati migliori. E poi potranno dire non che abbiamo fallito, ma che hanno migliorato quello che volevamo noi. Quindi i messaggi sono due. Vigorito naturalmente mantiene il proprio impegno sempre e cerca di fare il meglio che è possibile. Non è il padre eterno, questo è fuori discussione. Non ha quello che, a parte la solidarietà, la moralità, l'affetto, il calcio è diventato un affare nelle mani di grandissime società nel mondo, ha mantenuto ancora una volta dei livelli eccellenti, perché ha fatto un campionato di vertice. Se pensano veramente, ogni volta che scriviamo una squadra dobbiamo vincere, dobbiamo chiudere il ciclo Vigorito.